Ok, finiamo la parte relativa alle funzioni continue. Abbiamo visto la discontinuità, prima, seconda e terza specie. Ok, quindi eravamo arrivati alle sintesi. Abbiamo visto fino a un paio, è eliminabile, e c'è un tipo di asintota, che è quello verticale, che è associato alla discontinuità di seconda specie, di divergenza, d'accordo? Ma ci sono altri due tipi di asintoti, quello orizzontale e quello obliquo. In generale l'asintoto è una retta alla quale il grafico della funzione, man mano che x si cresce indefinitamente in senso positivo o negativo, ripeto, il grafico della funzione approssima o avvicina il grafico dell'asintota. Se l'asintota è verticale, la sua equazione sarà l'equazione di una retta verticale, x uguale a una costante, per esempio x0, un numero qualsiasi. Se invece è una retta orizzontale, sarà del tipo y uguale a costante, uguale a k, dove k è un numero. Se invece non è parallelo né all'asse verticale né all'asse orizzontale, è un asintoto che si dice obliquo ed è una retta, e y vuole mx più q, d'accordo? Determinare l'asintoto significa determinare il valore di x con 0, di k, di m e di q, che dipendono ovviamente da come è fatta la funzione. Funzioni diverse avranno asintoti diversi. Gli asintoti verticali, ripetiamo, sono rette verticali associate alle divergenze della funzione. Se una funzione, ad esempio, è una funzione razionale dove il denominatore si annulla, è possibile, non è automatico, ma è possibile che valga questa scritta, cioè che la funzione di x con 0 diverga se il limite per x che tende a x con 0 di f di x è infinito, non importa con quale segno, allora la retta x uguale a questo numerino è asintota verticale. Mi chiedevo se più punto con quelli che c'è tutto dentro, ok. Esempio, y uguale a 1 su x meno 2 ha in 2, se x tende a 2, se x con 0 vale 2, un asintoto verticale, perché il limite per x che tende a 2 di 1 su x meno 2 vale infinito. Quanto il numeratore è costante 1, il denominatore va a 0. E quindi in quel caso ho un asintoto verticale. Se invece succede che la funzione converge, cioè il limite finito, quando x tende a più infinito o a meno infinito, allora qui c'è la presenza di un asintoto orizzontale. E questo è proprio il numero che devo mettere nell'equazione dell'asintoto orizzontale. Posto che valga il limite per x che tende a infinito di f di x uguale a k, un numero finito, potrebbe essere anche 0, la retta y uguale al valore del limite è asintoto orizzontale. Attenzione, possono esserci dei casi in cui il valore di k è diverso se x tende a più infinito o a meno infinito. In quel caso ho due asintoti orizzontali. Uno è quello a cui si arriva avvicina la funzione quando x tende a più infinito, l'altro sarà quello a cui la funzione tende quando x tende a meno infinito. Ma adesso vediamo. Prendiamo questa funzione. Che asintoti ha questa funzione? Beh, se x tende a più infinito, o a infinito scusate, ho un rapporto tra polinomi, entrambi di primo grado, e il limite vale il rapporto tra i coefficienti delle x che è la più alta, in questo caso 2 diviso 1 che è 2. Quindi la retta y uguale a 2, quello che prima abbiamo indicato con k, è asintoto orizzontale. E siccome il limite vale sia che x tende a più infinito che x tende a meno infinito, i due asintoti a più e meno infinito sono la stessa retta. Ok? Vediamo se ci arriviamo.
questo è il grafico della funzione e questo è tratteggiato il grafico dell'asintoto. Man mano che x diventa sempre più grande per segno positivo o negativo, la funzione approssima il valore 2 dell'asintoto. Ok? Prego, ce n'è anche uno verticale, certo, quindi x uguale a 1. Se ci rende 1 la funzione di braccia. Quindi qui ci sono due asintoti, uno verticale e uno verticale. Gli asintoti obliqui. Qui c'è da fare un calcolo in più perché mi servono due parametri, la m e la q. Ok? Per definizione di asintoto, la l'asintoto è una retta e la differenza tra la funzione, l'ordinata calcolata sulla funzione meno l'ordinata calcolata sulla retta deve tendere a zero se x tende all'infinito, cioè il grafico della funzione deve approssimare il grafico della retta sempre di più, la differenza tende a zero, quanto più x si allontana dall'origine, quanto più x diventa grande, con segno più o con segno meno. Ok? Dal punto di vista grafico, se questo è l'asintoto, allora la funzione avrà un andamento ad esempio del valore di questo tipo e la differenza tra l'ordinata calcolata sull'asintoto e l'ordinata calcolata sulla retta, questa distanza, man mano che x diventa via via più grande diventa sempre più piccolo. Allora ho un asintoto. Ok? Quindi deve valere il limite di f di x meno mx più q deve essere 0 se x tende a infinito. Se questo non succede, allora non c'è un asintoto. Se il limite non è calcolabile oppure diverge, l'asintoto non c'è. Ok? Attenzione, può succedere questo. Questo potrebbe essere l'asintoto. La funzione potrebbe anche avere un grafico di questo tipo. C'è l'asintoto infinito, però la funzione in uno o più punti attraversa il suo stesso asintoto. Questo è possibile. Ok? L'unico asintoto che la funzione non può assolutamente attraversare è quello verticale. Ma quello orizzontale e quello obliquo possono avere punti in comune con la funzione. Quindi riprendiamo la definizione, pensiamo che ci possa essere una cosa da qui, facciamo un po'. Dimostriamo come si ricavano m e q dell'asintoto. Ok? Quindi la retta y uguale a mx più q è asintoto della funzione y uguale a f di x se il limite x che tende all'infinito
di f di x meno f di x più q. Vai. Definizione di assunto. Ok. Vediamo come calcolare m e come calcolare. Tolgo le parentesi dentro. Scrivo questa senza parentesi. Qui, qua dentro che cosa ho? F di x, qui ho mx e qui ho q. Qui per avere m in funzione del resto, bisognerebbe che facessi sparire questa x, per riuscire a scrivere m uguale a. Quindi cosa posso fare? Beh, scrivo questo. Considero il limite di questa grandezza, f di x meno mx meno q, con x nel infinito, diviso x. Calcoliamo questo limite. Quanto vale questo limite? Il numeratore all'infinito è infinitesimo, tende a 0. 0 diviso infinito. Un numero molto piccolo diviso un numero molto grande fa un numero molto è nulla. Divido una funzione infinitesima diviso una funzione divergente e divide 0. Ok? Adesso separo queste frazioni. F di x meno mx diviso x fa m, poi meno q fratto x. Questa è una costante, non dipende da x. Questa grandezza q diviso x, qualunque sia q, se x va a infinito, cosa fa? Fa 0. Una costante diviso una funzione divergente, il limite è nullo. Ok? Quindi separo il limite della somma, è la somma dei limiti. Quindi separo diversi termini e ottengo limite per x che tende all'infinito di f di x su x meno m meno 0 uguale a 0. Questo 0 viene da q su x. Okay. Questo è il limite per x che tende all'infinito di q. E questo è lo 0 che c'era prima, dalla parte 1. Morale della favola, porto m a destra, e m vale il limite per x che tende all'infinito di in questo modo calcolo la m. Se questo limite esiste finito, se è un numero, quello è il valore del coefficiente angolare dell'asintota. Ok? Calcolo il limite per x dell'infinito di f di x su x. Se questo è un numero, quello è la m dell'asintota. Manca ancora di calcolare q. Non faccio altro che tornare alla definizione di asintoto. Io adesso isolo q, perché q è una costante, non dipende da x. Posso portarlo fuori dal segno di limite. Da cui uguale vabbè
per trovare il Q faccio la differenza tra f di x meno n di x per x e n infinito. E quindi lo ripeto, se esiste finito, allora è il Q della scritta. Se solo n o solo Q esistono, l'asintoto non c'è. Se n è 0, ritrovo l'asintoto orizzontale. Una retta con n numero è una retta orizzontale. Ok? Sono chiamati i due calci del nostro interno. Abbiamo fatto un esempio. Vediamo l'equazione, la funzione x uguale a x alla seconda meno 4x fratto meno 4 fratto x più 1. Andiamo a vedere se questa funzione ha un asintoto obliquo. Che succede? Facciamo un esempio. La funzione è questa, x uguale a x alla seconda meno 4 diviso x più 1. Se ha un asintoto del tipo y uguale a mx più q, la n di quell'asintoto la calcolo in questo modo. Limite per x da n infinito di f di x, cioè questa, tutto diviso x. Se faccio la funzione diviso x è come moltiplicare per x il denominatore. Quindi ottengo il numeratore x alla seconda meno 4 e sotto x per x più 1 che fa x alla seconda più x. Ora qui ho numeratore di secondo grado e denominatore di secondo grado, il coefficiente è entrambi 1, 1 diviso 1 fa 1. Quindi n vale 1. Il limite esiste infinito, n è 1. Calcolato n, lo uso qua dentro per calcolare q. Quindi riscrivo la funzione, meno n che è 1 per x, sommo le due frazioni, meno il denominatore comune x più 1, e ottengo x alla seconda meno 4 meno x alla seconda meno x, quindi x alla seconda si cancellano, e mi rimane meno x meno 4 fratto x più 1. Numeratore e denominatore entrambi di primo grado, il limite vale il rapporto dei coefficienti, meno 1 diviso 1 che fa meno 1. Quindi n è 1, q è meno 1, l'asintoto è la retta x uguale a x meno 1. Adesso vi muovo il grafico. In rosso c'è il grafico della funzione x uguale x seconda meno 4 per secondo e quei puntolini è tracciato la sintesi y uguale x meno 1. Ok? Torno indietro, spero che torno indietro, ma non deve essere una delle ultime. Esercizio. Data la funzione x alla seconda più 1 fratto x alla seconda meno 1, determinare se la funzione presenta discontinuità, se sì di quale tipo, e se ha asintoti, se sì di quali sono. Ok. Cominciamo per classificare la funzione. È una funzione analitica, algebrica, razionale, fratta. Non mi ricordo se abbiamo visto il grado della funzione, questa è di terzo grado, perché per determinarmi il grado devo riscriverla come razionale, niente radici, intera, niente denominatore. Per farlo è sufficiente moltiplicare a destra e a sinistra per x alla seconda meno 1. Ma se lo faccio ho il termine x per y, x alla seconda per y, che è di terzo grado. Quindi questa è una funzione algebrica, razionale, fratta di terzo grado. Ok? È tutto chiaro? Qual è il dominio? Essendo razionale, cioè una frazione senza radici, fratta, funzione calcolabile dovunque non si annulli il denominatore. Quindi vado a vedere dove il denominatore è 0,
le soluzioni di questa equazione sono i punti da togliere. Questo è un prodotto notevole, si scompone x meno 1 per x più 1, 1 annulla più il primo fattore, meno 1 il secondo, quindi il denominatore è tutto R tranne i numeri 1 e meno 1. In 1 e meno 1 potenzialmente potrei avere delle divergenze perché annullo il denominatore. Devo andare a vedere il limite. Se x tende a 1, la funzione ha un numeratore che tende a 1 più 1 che fa 2, il denominatore tende a 0, la funzione diverge. Ergo x uguale a 1 è asintotico verticale perché c'è una divergenza in 1. Se x tende a meno 1, il numeratore tende sempre a 2, il denominatore tende sempre a 0, stessa sorte, un'altra divergenza. Quindi la funzione ha due asintoti verticali, x uguale a 1 e x uguale a meno 1, perché entrambi i limiti sono infinito. Se la funzione ha un denominatore che si annulla ma il limite è qualsiasi cosa ma non infinito, non c'è l'asintoto. Inoltre ha anche un asintoto orizzontale, perché se faccio il limite che ci tende a infinito, il denominatore e il numeratore hanno lo stesso grado, il valore del limite è il rapporto dei coefficienti 1 diviso 1 fa 1, quindi la retta y è uguale a 1 è asintoto orizzontale. Questa funzione invece non ha asintoti obliqui, perché se faccio il limite di f di x diviso x, il denominatore diventa di terzo grado, il limite è di zero. E ritrovo l'asintoto orizzontale. Calcolo n, divido il denominatore x, ho x alla seconda più 1 fratto x alla terza meno x. Terzo grado, secondo grado, limite nullo. Quindi n. Calcolo q con questo valore di n e ritrovo 1 che è l'asintoto orizzontale. Ok? Vediamo se c'è. Prego. Il grafico della funzione. Il 1 e il meno 1 ci sono i due asintoti verticali e poi x su x ne vuole 1 è l'asintoto orizzontale. Non ha asintoti obliqui. Ok? Credo che sia l'ultimo foglio. Domande? Dimmi. Certo. Devo fare qualche altro esercizio. Domande? Il PDF l'avete già trovato, giusto? È già presente su. Avete anche già tutto il resto. Facciamo un altro esempio. Un'altra funzione. Chiuderei il PDF.
dato questa funzione, x è uguale a x alla terza meno x alla seconda meno 5 fratto x alla seconda meno 1, determinare se la funzione ha discontinuità, di quale tipo e quali sono i suoi asintoti, se ci sono. Questa è una funzione algebrica razionale fratta di terzo grado. Essendo fratta, il dominio sarà tutto R escluso i punti dove si annulla il denominatore. Quindi vado a prendere il denominatore, questa seconda meno 1, mi chiedo dove è nullo, le soluzioni di questa equazione vanno tolte dal dominio. L'abbiamo appena vista, x è uguale a più o meno 1, quindi il dominio sarà tutto R meno 1 e meno 1. Quindi se ci sono discontinuità, se ci sono asintoti verticali, saranno in 1 e meno 1. Andiamo a vedere il limite. Il limite se x tende a 1 di x alla terza meno 2x alla seconda meno 5 fratto x alla seconda. Se x tende a 1, il denominatore tende a 0, il numeratore tende a 1 meno 2 meno 5, che fa meno 6. Quindi la funzione diverge, perché il numeratore è costante, tende a un numero finito non nullo, il denominatore è infinitesimo, la funzione diverge. Quindi la retta x uguale a 1 è asintoto verticale. Ok? Calcoliamo anche il meno 1. Il limite per x che tenga meno 1, meno 1, 5, che viene meno 1, meno 2, meno 5, meno 8, diviso 0, di nuovo la funzione diverge. E ancora x uguale a meno 1 è subito verticale. Quindi in 1 e in meno 1, avendo asintoti verticali, ha una discontinuità di quale specie? Di seconda specie, di secondo tipo. Perché c'è una divergenza. Ok? Conviene andare a cercare subito gli asintoti obliqui piuttosto che quelli orizzontali, perché se troviamo un m uguale a 0, automaticamente abbiamo trovato anche quelli orizzontali, senza fare due volte il lavoro. Cerco il limite m, il limite per x che tende a infinito di f di x. Quindi cerco gli asintoti obliqui. La funzione diviso x. Dividere per x come moltiplicare per 1 su x. Cioè moltiplicare per x il denominatore. Il limite è 1. X alla terza, x alla terza, rapporto di coefficienti vale 1. Quindi m è finito e vale 1. Calcoliamo anche q. Avanti. Q uguale il limite per x
estendere all'infinito di x alla terza meno 2x alla seconda meno 5 su x alla seconda meno 1 meno m era 1. Sommo i due termini contro il limite. X alla seconda meno 1 è denominatore comune. Copio il primo del numeratore. Poi ho meno x per x alla seconda meno 1. Tolgo le parentesi. Meno di x alla seconda più x meno 5, numeratore di secondo grado, denominatore anche, il limite è il rapporto dei coefficienti che vale qui. Quindi la retta x è uguale a x meno 2 è asintoto unico. E meno, no? Pure meno 2. Possiamo verificarlo usando il GeoGebra, è sempre bene. Scrivo la funzione x è uguale, il numeratore va tra parentesi, x alla terza meno 2 per x alla seconda meno 5 fratto x alla seconda meno 1. Facciamo i due asintoti, anzi questa la facciamo in blu. E gli asintoti saranno in nero, x uguale a 1. E x uguale a meno 1, se possiamo applicare x uguale a x meno 2. Qui a causa del fatto che comunque i pixel dell'immagine sono finiti, sembra che la curva vada sulla sintesi in realtà. Se vado a zoomare sempre discosta dalla sintesi. Ok, non faccio di ingannare e anche tutto chiaro? Quanto ci manca? Thank you.